Beh, una partita la più difficile di queste ultime cinque, indubbiamente. Poi magari non sarà così, ma sulla carta, indubbiamente, andare a giocare contro questa Roma in questo momento non è la cosa migliore, però almeno ci togliamo questo dente subito e arriviamo da due vittorie in questa settimana, quindi è il momento migliore per andare a giocare questo tipo di partite, semmai c'è un momento migliore, però direi che questo va bene. Quello è stato il momento in classifica il più alto di questo campionato, perché siamo arrivati in terzi da soli. È stata una partita indubbiamente condizionata all'espulsione di Mattia, che questo ci ha messo in difficoltà. Era una partita che poteva avere un'altra storia. In 10 è stata difficile, però siamo stati bravi comunque anche in quella circostanza a stare in gara sempre, e nel finale abbiamo sfiorato anche il pareggio. È chiaro che abbiamo rischiato anche di subire il 2-0, però quello è il tipo di gara che dovevamo fare. Credo che da quel momento lì è stato il momento più alto di classifica, ma il momento più alto di espressione di gioco è stato poi successivamente. E quindi credo che questa squadra adesso sia abbia più sicurezza ancora, però è chiaro che insomma giochiamo fuori casa a Roma. Di quella gara c'è rimasto, la cosa peggiore è stata l'espulsione di Perotti alla fine, questa, cioè l'espulsione, la squalifica di Perotti, questa è stata la cosa più pesante. No, la rosa è a disposizione, c'è solo fuori Perotti in questo momento e Marchese, che continua a avere grosse difficoltà e non si è più allenato praticamente, e nonostante che quando è stato impiegato nelle partite ha fatto anche delle buone gare, però poi dopo si è sempre dovuto fermare, così anche questa settimana. Quindi mancano solamente questi due giocatori, per il resto abbiamo un po' di diffidati, che è normale insomma in questo punto del campionato, e la condizione è buona. È chiaro che giocando così continuamente tre partite in una settimana c'è da valutare un po' il recupero, l'adattamento, la fatica un po', insomma, indubbiamente queste sono le situazioni più delicate da prevedere, perché magari qualcuno recupera subito, qualcuno ha bisogno di un po' più di tempo, qualcuno ha fatto più partite, qualcun altro un po' meno. Però devo dire che ci sono anche delle alternative molto molto fresche di ragazzi che sotto quell'aspetto stanno molto bene. Si è visto anche mercoledì il fatto di aver dato spazio a 5 giocatori freschi, è stato sotto l'aspetto così dell'energia e della freschezza atletica, è stato molto importante. Per domani no, non credo 5, però qualcosa di diverso, un po' perché comunque c'è la squalifica di Burdisso, quindi rientra De Maio, e questa era abbastanza prevedibile. E poi insomma ci sono altri ragazzi che scalpitano, e quindi è giusto anche una partita come domani, che occorre stare bene, giocare al meglio delle nostre possibilità. Tante cose lascia indubbiamente una grande soddisfazione, lascia indubbiamente certezze, consapevolezze che bisogna sempre alimentare, non è che ti puoi, e forse anche la voglia di provarci, di provare ancora con più convinzione, lascia convinzione indubbiamente di poter fare anche nelle prossime gare, ti dà la consapevolezza, la convinzione di poter far bene. Morillo è rientrato l'altro giorno e non è di sicuro al meglio, però anche l'altra sera quando è entrato nell'ultima occasione, così, che da cui è scaturito il rigore su Kučka, è sempre un giocatore che non ha il meglio della condizione atletica, mi sembra una cosa talmente lampante,
visibile, però è comunque sempre un giocatore in grado di dare il suo apporto in spezzoni di gara. Probabilmente non ha la miglior Roma della stagione, dell'inizio della stagione, però adesso è anche, mi sembra che non sia neanche la peggiore Roma della stagione, quindi è una buona Roma, una Roma che ha degli obiettivi, ha questa corsa con la Lazio, è stata un po' penso gli abbia fatto molto piacere la sconfitta del Napoli, e quindi anche per loro adesso insomma, il campionato va verso una fase decisiva di risultati.